E ci siamo amici biscotti, io sono Andrea Oreo e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Ma, prima di iniziare col vero gameplay devo assolutamente salutare un sacco di nomi e ne sono veramente, veramente contento. Comunque, Miele, Ale, Cogni, Roana Gaming, Bello Ricco, Cripro, che se non mi sbaglio fa anche video su YouTube, e Rocco, grazie mille per tutto il supporto che mi date qua sotto nei commenti e se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video, ti basta solo lasciare un likeino, iscriverti al canale e commentare con Andrea Oreo mi saluti nel prossimo video o con qualsiasi altro consiglio bello, magari scrivendo comunque Andrea Oreo salutami nel prossimo video perché sennò non mi scordo di segnarlo e io sarò felicissimo di salutare tutti voi amici biscotti. Direi di non perdersi troppo in chiacchiere perché abbiamo una farm da completare e sì, devo ringraziare uno di voi che mi ha consigliato, mi ha detto che effettivamente i villager, per dargli da mangiare, per moltiplicarli, basta solo fargli cadere un po' di roba. E magari se andate a prenderla, signori. Ah, ecco infatti. È una cosa che non sapevo, era una cosa che non sapevo. Magari qua a fianco avevo visto un po' di granozzo di una vecchia farm che ho smantellato perché effettivamente l'ho rifatta più bella e più fantastica lì vicino a casetta, con cui mi posso fare un po' di pagnotte che se non mi sbaglio loro apprezzano comunque. Solo tre. Speravo un po' di più qua dentro qualcosa, ma certo che no. Oh, questa roba mi serve per dopo. Speriamo che bastino comunque. Finalmente ho scoperto la tecnica per moltiplicare i villagers e intanto che ci sono volevo anche avvisarvi che magari devo dargli dei nomi a questi villagers, perciò scrivete nei commenti i nomi da dare a questi 5 villagers, magari più belli li metto, magari più belli glieli metto, volevo dire, mi ero un attimo incartato col mio cervello, ma intanto che questi si moltiplicano e crescono come solo loro sanno crescere, devo assolutamente fare una cosa, devo assolutamente boom, 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 appena arriva a casetta, magari ve lo faccio vedere che effettivamente è un po' lunghetto questo tragitto. Dovrei farci un qualcosa di un po' più veloce, magari con qualche rotaia, qualche carrellino da minatore, qualcosa di carino, carino. E naturalmente qua sotto potete già vedere che ho della roba carina, carina da dover piazzare e ho anche un sacco di semini. Ho veramente un sacco di semini che devo buttare. Vabbè. Comunque va bene così. Allora, abbiamo il legno che intanto che lo trasformo, mi tolgo. Dove li piazzo? Qui, questi semini, e direi che devo fare assolutamente una stanza dedicata a voi ragazzi, perché siete diventate tantissimi e ho deciso di dedicarvi una stanzola e visto che questa stanza è qui pronta per essere finita di costruire, quick, devo assolutamente finirla di costruire, in cui magari metto tutta la classifica perché ho deciso di fare, cioè non è una classifica, perché una classifica significa che ce ne sono di migliori e di peggiori e non voglio questo, ma un dimmi che ho. Oh, porca miseria, non ho un'ascia. Ma fare tipo una compilation di voi iscritti dove mi salutate. Oh, qua c'ho dei diamanti e qua c'ho un'ascia di diamanti. Forse è meglio prendere direttamente l'ascia di diamanti. Oh, quelli lì. E oppla. Ok, una. Come dire? Come poterla chiamare? Una wall of iscritto. Un muro degli iscritti in cui praticamente vi ringrazio di tutto il sostegno che mi date in ogni video e con ogni commento. Perciò praticamente a quelli che commentano più spesso assai con la parola del giorno che today, la parola del giorno sarà stanza degli iscritti. Se scrivete stanza degli iscritti sarete messi in cima. Se non scrivete niente, non vi vedo, perciò nada. Perciò scrivete, commentate e datemi suggerimenti su cosa volete vedere su Minecraft, perché ogni commento è sempre ben accetto. Sì, questo sarà un episodio dedicato a voi, perché non avendo fatto lo speciale 300 iscritti, ma più che altro perché, cioè nel senso, mi ero deciso, ho detto dai, adesso è arrivato il momento di fare lo speciale, visto che comunque la farm è praticamente finita, c'è solo da aspettare che i villaggeri si moltiplicano e crescono. Faccio lo speciale 300 iscritti, poi vado a vedere sulla mia applicazione di YouTube, sul mio canale YouTube e leggo un 300. Io ho detto, no, 300, 385 se non mi sbaglio, ho detto, ma porca miseria, siete già diventati quasi 400. Cioè, come faccio a fare uno speciale 300 iscritti se siete già 400? E questo buco brutto, come lo tappiamo con della terrozza, perché tanto non si vedrà mai più. Ok, let's go. Poi volevo fare una cosa carina, una cosa simile nel magazzino, ma con. Ok,
Il pietrisco magari lo lavoro così diventa un po' più carino. Magari lo lavoriamo, perciò così. Let's go. Let's go, ragazzi. Olè, lavorato tutto. E volevo usare questi blocchi di neve che sono andato a raccattare, barra ne avevo già un pochino, per fare una cosa un po' a scacchiera molto ficcarima. Spero che venga carina come voglio io. Ok, così dovremmo... No, non dirmi che dispara la stanza. Non dirmi, ma porca managgia, porca. Facciamo una cosa, facciamo che qui finisce il muretto perché la voglio pari, voglio che sia simmetrica, perfettamente simmetrica. E naturalmente poi dovrò togliere tutto. Anzi, sapete cosa? Lo faccio già. Mi metto qui, tanto c'ho l'ascia di diamante che è super potenta. Prendo un po' di legno così posso tappare questo muro. Non posso, cioè, non posso fare una cosa brutta, asimmetrica, che puzza, che lezza, che eccetera, eccetera, eccetera. Magari poi dopo rimetto anche le torce perché sennò è un problema con i mob che possono spawnare. Ok, abbiamo preso tutto. Torcine immediatamente, le piazzo qui, che tanto qui sono già piazzati questi blocchi. No, ok, il legno ce l'avevo già. Ma porca miseria, io e la mia distrazione, la distrazione è me. Ok, così, così, mancano gli ultimi quattro. Olè, perfetto, così è bella simmetrica come piace a noi. Poi dobbiamo mettere i blocchi qui sempre a scacchiera. Così, così e così, perfetto. Poi finiamo di tappare gli ultimi buchi. Qui, no, 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 non qui. Andrea Oreo, non ti sbagliare. Deve venire una cosa super carina, per favore, non ti sbagliare. Allora, qui, 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 perfetto. Poi, nice, nice. Peru è anche un po' fetto. Poi qui e qui. Direi che va da Dio. Poi volevo provare con i blocchi di neve, che sono belli bianchi. E fanno anche un bell'effetto che fa un po' di contrasto con tutto lo scuro che c'è qua dentro. A vedere come potrebbe venire esteticamente. Sì, perché cioè, potevo usare la lana bianca e la lana colorata, ma ho poca lana, perciò devo un po' andare a risparmiare sui materiali. No, devo dire che è carina. Devo dire che è carina. Magari sapete cosa faccio? Tolgo anche questi. Tolgo anche questi. E mi allargo di un altro uno l'entrata, così la faccio bella simmetrica. Perciò devo togliere questo e poi ripiazzare i quattro blocchi di mattoni, quattro mattoncini qui. Ok, Peru è anche un po' fetto, così è bella simmetrica. E con tutto il legno che mi avanza dovrei farci dei cartelli. Dovrei farci tanti cartelli. Come si facevano i cartelli? Non me lo ricordo. Cartello. Devo fare un bel po' di stecchini, ok. Poi magari se mi dai il cartello giusto di quercia oscura, let's go. Oh, ok, mi sa che abbiamo un po' esagerato, amici biscotti. Mi sa che abbiamo un po' esagerato, ma va bene così perché vi voglio tanti, tanti e caldi. Ok, direi per il momento li piazzo e basta perché... questo potrebbe essere un problema perché effettivamente non si vedono. Cioè, nel senso, legno scuro con legno scuro non si vede molto e non è molto carino. Fatemi un po' vedere che materiali potrei usare. Fatemi un po' vedere che... Eh sì, devo ancora sistemare il magazzino. Perché nel senso ho poco tempo questi giorni perché tra un po' si va in ferie e avrò molto più tempo. Ma per il momento c'è tipo quel momento di ansia pre-ferragosto che è tipo, ah, devo fare cose, devo sistemare cose e non ho il tempo per giocare. Porca managgia. Fatemi vedere se ho del cibo perché... qua ho delle costine che possiamo cuocere velocissimamente. Perché sono anche senza cibo. Poi intanto che ci siamo, quasi quasi, gli mettiamo, no, questo non mi piace, qua c'è del pane, cosa gli mettiamo? Oh, delle lanternine, le lanternine potrebbero essere carine carine, quante ne ho? Ne ho poche, ne ho veramente poche, questo potrebbe essere un problemozzo. Oh, però qui ho della farina d'osso, se ho una betullina magari dovrei avercela da qualche parte, mi ricordo di aver raccolto un arbusto di betulla. Se no c'è anche il bambù, effettivamente c'è anche il bambù che è carino forte per fare i cartelli. Cartello. Vediamo se... No, non me lo mette. Perciò dobbiamo aspettare che appaia quello di bambù. Eccolo, eccolo, le assi di bambù. Come si fanno le assi di bambù? Assi di bambù. Dai, cremisi. Abete. Oh, quercia scura, dovrebbe essere tra poco. Giungla, quercia. Betulla, cremisi, abete,
Quercia scuro, ok, non so come si fanno le assi di bambù, perciò andremo un po' a fantasia. Blocco di bambù. Ok, abbiamo sbloccato nuove ricette. Abbiamo sbloccato nuove ricette, tipo. Ma mi fai vedere, cosa posso farci con questo bambù? Possiamo farci gli scalini della giungla, va bene, non mi interessava. Assi di abete, magari se scrivo bu, where is the bu? Ok, per fare le assi di bambù devo fare i blocchi di bambù e poi trasformarli in assi. Ok, perfetto, perfetto. Perciò basta solo fare così. Maremma è dispendiosissimo però. Mi serve un sacco di bambù. Mi serve veramente un sacco di bambù. So che ne avevo raccolto un bel po', perché comunque ci avevo fatto una mega farm di bambù. Però non so se mi basta. Questo potrebbe essere un bel problemone. Questa è canna da zucchero, niente. Qua c'è un arboscelo di betulla che nel caso usiamo quello. Magari posso fare un po' bambù e un po' betulla, così spezziamo un po' i colori e viene una cosa super carina. Perciò sì, dai, dai, direi che oggi è un episodio dedicato a voi, amici biscotti. Oggi è un episodio dedicato a voi. Mi devo anche ricordare di cambiare questa piastra a pressione. Naturalmente è notte, perciò si va subito a dormire. Let's go. Ok, abbiamo dormito, siamo belli carichi e riposati. Direi di uscire fuori. Trovare un angolino magari lontano per far crescere la nostra betulla, raccoglierla e poi farla ricrescere. Yes baby, let's go amici biscotti, let's go. Ho preso la farina rossa, ma certo, ma yes baby. Ok, piazziamo qui la nostra betullozza, facciamola crescere. Col l'ascia di diamante la prendiamo tutta. Olè, poi senza niente in mano per... Aia, questo mi ha fatto male, questo mi ha fatto male. Però intanto mi ha dato due arboscelli di betullina. Perciò direi di magari andiamo un po' più lontano perché qua c'è un buco brutto. Magari poi off camera lo sistemo. Ok, cresci, cresci, let's go. Magari se c'è un altro creeper che mi dà altre cose di betulla, forse potrebbe essere quasi conveniente. Potrebbe, ma speriamo di no. Speriamo di no. Porca miseria, da chissà da dove è apparso quel cacchio di creeper così all'improvviso. Vediamo se ci dà altri arboscelli veloci veloci. Direi proprio di no, direi proprio di no. Anche perché sta qui a spaccare tutto, mi scoccio un po'. Perché sono pigro, perché sono Andreoreo. Perciò direi che li raccogliamo poi strada facendo. Maron, creeper infame, per te solo lame. Porca miseria, mannaggia, porca, mannaggia, miseria, porca. Ok, qua c'è il mio cassonetto di lava, va bene. Olè, entriamo dentro, abbiamo già... Sto anche perdendo la voce, GG per me. Dovrei avere già abbastanza assi di betulla, magari usiamo gli stecchini che abbiamo già per fare i cartelli, così non sprechiamo troppa roba. Let's go. Ok, qua ne abbiamo 12, 16, 14, ok, perfetto. Vediamo un po' come viene la cosa, vediamo un po' come viene la cosa. Ne mettiamo uno qui. Uno qui, uno qui. Oh, è anche bello simmetrico, è anche bello simmetrico. Poi uno qui, uno qui, uno qui, perfetto. Poi cartello di bambù. Ah sì, ci sta bene così è un po' più colorato perché volevo qualcosa di un po' più coloratino. Poi magari ne mettiamo, allora, uno qui, uno qui, uno qui, poi uno qui, uno qui. E li abbiamo finiti. Naturalmente li abbiamo finiti. Naturalmente li abbiamo finiti. Magari nei prossimi episodi farmo un po' di... Beh, intanto che ci siamo. Oh. Iscriviti al canale. Ok, poi direi di metterli anche di qua, intanto che ci siamo. Allora. Qui abbiamo messo questo, perciò va qui, qui e qui. Poi qua sotto. Ne avevamo altri, ne avevamo. Mi ricordavo di averne altri. Ok, perfetto. Poi magari se trovo altre asse di bambù finiamo il tutto. Comunque, ragazzi, questa sarà la stanza dedicata a voi. Ok, signori, ho raccattato altro bambù da tutte le casse che avevo. Speriamo che bastino, speriamo che siano il giusto. Sono 7, 7. No, mi sa che me ne servono di più. Però va bene così, va bene così. Togliamolo tutto, facciamoci degli assi di bambù, perfetto, qua abbiamo gli stecchini, dimmi che mi fai fare altri
po' di cartelli, 9 dovrebbero bastarci perfetto. Non volevo finire senza finire la stanza, perché così nel prossimo video magari vi metto tutti i vostri nomi qui, tutti qua, tutti i vostri nomi belli, carichi, belli, fantastici qui, e diventa la stanza, la vostra stanza. Let's go. Ragazzi, per oggi il video finisce qui. Come in ogni episodio ti ricordo di lasciare un likeino e iscriverti al canale per non perderti nessuno dei miei gameplay. Ci vediamo al prossimo video e ciao ciao, amici biscottoni.